Chiusa la campagna elettorale, i cittadini di Cosenza si apprestano ad eleggere domani, 5 giugno, il sindaco ed il consiglio comunale che dovrà amministrare la città per i prossimi 5 anni, sempre che non si vada al ballottaggio fissato per domenica 19 giugno. Sono 5 i candidati a sindaco della città d'Abruzzi, che riportiamo secondo l'ordine di estrazione delle liste. Carlo Guccione, appoggiato dall'Alleanza Civica Progressista, composta da 8 liste. Mario Occhiuto, anch'esso supportato da ben 15 liste civiche. Una lista ciascuno per Gustavo Coscarelli e Valerio Formisani, infine 5 liste a supporto del candidato Enzo Paolini, dove invece compaiono i simboli del PSE e del Partito Liberale. Saranno inoltre impegnati 328 scrutatori più 10 per i seggi speciali in 82 seggi più i 5 speciali. Gli aventi diritti al voto sono 58.445. Fase delicata quella delle elezioni, che non manca di tingersi di giallo. 2 sono le circostanze rilevate. La prima relativa all'accertamento delle deleghe con firme false, per questo motivo è stata denunciata una persona. Il secondo episodio riguarda invece l'effrazione avvenuta nella sede di NCD, sede anche della segreteria della lista ispirata dallo stesso partito Cosenza Popolare, che sostiene la candidatura a sindaco di Enzo Paolini del PSE. Fiorenza Gonzales per la CNews 24.